verde, ben ritrovati. Oggi insieme al nostro esperto Fabio Di Gioia, esperto in potature, andremo a vedere il ciliegio che vedete qui alle mie spalle, come ma soprattutto quando potarlo, e perché vi sono dei periodi in cui il ciliegio va potato e dei periodi in cui invece si rischia di fare un gran danno. Quindi andiamo insieme a Fabio a scoprire quando potare il ciliegio. Buona visione! E la pianta di ciliegio è una pianta che soffre molto le potature, soprattutto le potature parecchio intense sul legno di una grossa dimensione, perché è una pianta che può ammalarsi di una malattia che si chiama gommosi. Guardate, la gommosi non è altro che un cancro del legno che porta con il tempo, diciamo, alla degenerazione della pianta, alla morte. Quindi il periodo di potatura del ciliegio, come anche l'albicocco, un'altra pianta quindi molto sensibile a queste malattie del legno, non è il periodo febbraio-marzo, ma è dopo la raccolta dei frutti, quindi chiaramente dopo luglio, e addirittura l'albicocco si può potare a settembre, quando ancora le temperature sono calde, e quindi anche se si interviene con dei tagli nel legno, chiaramente cicatrizzano più velocemente e non c'è, diciamo, il rischio di che si ammalino, che prendano questi cancri, questi funghi. Ovviamente quando si deve andare a tagliare branche di grosse dimensioni, come in questo caso qui, se si fa un taglio grosso, è necessario quindi proteggere la cicatrice con dei mastici apposta, quindi mastici a base di sostanze viniliche, a base di solfato di ferro, a base di rame, quindi che possono essere cicatrizzanti allo stesso tempo anche disinfettanti, quindi che riescono in qualche modo. Se non si usa il mastice c'è il rischio che la pianta che prenda queste malattie, quindi okay. Non cicatrizza bene la ferita, perché la ferita più grossa, tanto più grosso è il diametro dove vado a fare il taglio, e più difficilmente quindi questo cicatrizza, perché la pianta è più adulta. Ok, quindi consiglio: non potare ora in questo periodo, e quindi potarlo se c'è bisogno, okay. Sempre se c'è bisogno, dopo la raccolta dei frutti. Quindi mi pare di capire che il ciliegio non necessita di grandi potature. No, addirittura alcuni dicono che non va proprio potato, quindi va proprio lasciato stare. Quindi. Anche se c'è, nel senso, il ciliegio dolce, quindi prendiamo il ciliegio dolce, perché questo è un ciliegio dolce. Le piante di ciliegio dolce in natura hanno la caratteristica di andare su, di scappare in alto, perché hanno un portamento a sorgente, a differenza del ciliegio acido, che invece ha un portamento più cespuglioso, quindi si sviluppa più a cespuglio e quindi è più facile quindi contenere l'altezza della pianta rispetto a un ciliegio dolce. Ok, quindi tratteniamoci dal dare dei colpi di forbice ben assestati alla nostra pianta e facciamo dei giusti interventi, esatto, là dove basta. Esatto. Ok, al prossimo video.